Amici di motorsport.com, ben ritrovati, siamo di nuovo a un altro appuntamento, anzi, grande appuntamento con le nostre video interviste. Oggi parliamo di FIA WEC e soprattutto di 24 ore di Le Mans, perché la gara del circuit della Sarthe è appena conclusa e abbiamo il grandissimo piacere e onore di ospitare uno dei vincitori, Alessio Rovera. Ciao Alessio e grazie di essere con noi. Ciao a tutti e grazie mille a voi. Allora, facciamo chiaramente il punto. Alessio era all'esordio a questa classicissima endurance francese. Ha vinto nella categoria LMGTE AM con la Ferrari 488 GT Evo numero 83 della AF Corse, della quale tra l'altro sta vestendo i colori, come potete ben vedere. Alessio era in equipaggio con François Perraudeau e Niklas Nielsen e a questo punto diamo a lui la parola per sapere com'è stato vincere questa specialissima gara all'esordio. Ovviamente è stata un'emozione fortissima, pur non essendoci il pubblico a pieno, pubblico contingentato, però è riuscito lo stesso a, diciamo, farmi provare grandissime emozioni. Gara durissima perché c'è stata la variabile meteo che è stata veramente pazzesca, gara partita sul bagnato, poi il mio primo stint è stato col bagnato con le gomme slick, quindi veramente le condizioni peggiori, tra l'altro di notte, quindi è stato proprio un debutto facile. Però la gara è andata benissimo perché sia io che Niklas, anche François è andato molto bene, siamo andati tutti molto forte. Strategia è stata perfetta, impeccabile, anche i meccanici hanno fatto un lavoro pazzesco e quindi siamo riusciti a portarla a casa. Emozione veramente quasi indescrivibile, sì. Come ti sei presentato a questa gara? Perché era la prima volta che tu la correvi. Sì, prima volta. La pista però la conoscevo già perché nel 2017 avevo fatto la gara del Carrera Cup France e la gara di contorno sostanzialmente, la 24 ore, quindi la pista la conoscevo, avevo quel piccolo aiutino, diciamo, però e non è poco, esatto, però correre nella la 24 ore, la gara più importante al mondo, è qualcosa di speciale, e anche il fatto di riuscire a fare tutte le prove pre-gara, quindi le prove del lunedì, poi le prove libere del mercoledì, di notte, è tutto un po' speciale, diciamo. Tu con le 24 ore avevi già fatto qualcosa, se non sbaglio, giusto? La mia prima 24 ore è stata nel 2018, 24 ore di Dubai, e poi meno di 3 settimane fa abbiamo corso la 24 ore di Spa, nella categoria Pro AM, e quindi... Sicuramente la 24 ore di Spa è stata un bel allenamento, che è una gara durissima, e quindi sì, sono arrivato a Le Mans pronto per dare il meglio. Anche lì col meteo devo dire che hai potuto fare un riscaldamento. Perché sì, esatto. La pioggia sono sempre le condizioni peggiori che si possano incontrare, quindi preparazione al top. Ok, allora... A me piacerebbe fare un po' quello che è, diciamo, un percorso di quella che è stata la tua storia, perché dopo poi ritorneremo a parlare di Le Mans e magari ti chiediamo anche qualche retroscena. Però di fatto tu sei un esordiente nel FIA WEC e ti presenti sulla scena mondiale con una Ferrari. Vinci a Le Mans, allora a questo punto uno va a vedere il nome Alessio Rovera e dice... Ma chi è questo ragazzo italiano che corre appunto col cavallino rampante? Come è nata la tua passione per i motori e quando incomincia? Ma la mia passione è nata proprio da piccolo. Mi sono sempre piaciute le macchine, le macchinine, i modellini. Quindi poi crescendo ho iniziato a provare un po' i go-kart. La mia prima vera stagione è stata nel 2008 con la categoria Easy Kart. E poi pian pianino sono iniziati a arrivare i risultati, ho debuttato in Formula Abarth nel 2013 e ho vinto il campionato, poi nel 2014 sono passato alla Formula Renault Alps e quello è stato un anno durissimo perché
nel campionato c'erano Leclerc, Russell, Aitken, c'era un sacco di gente fortissima. E infatti è un anno che mi è servito molto perché mi ha permesso di imparare, soprattutto dovevo tirare fuori il meglio, quindi quell'anno mi è servito tantissimo. Poi sono passato alle ruote coperte nel 2016, nella Carrera Cup, ho fatto anche lì 3 anni, in cui ho vinto il campionato del 2017. 2019 sono passato alla categoria GT3 col team Antonelli e ho vinto anche lì il campionato italiano GT. 2020 poi sono approdato in F Corse. Ho corso con Antonio Fuoco e Giorgio Roda, abbiamo vinto il campionato Endurance. E hai E vinto, poi nel esatto. 2021, questo salto nel mondiale Endurance, devo ringraziare Amato Ferrari che mi ha dato grandissima fiducia perché comunque mi ha messo nel campionato più importante al mondo del panorama GT, tra l'altro su un equipaggio molto importante insieme a Niklas Nielsen e François Perraudeau. Dall'inizio del campionato i risultati sono subito arrivati, quindi non si poteva sperare di meno. Ah, direi proprio di no. Ma nell'annata con le monoposto, dove hai detto appunto che eri contro Leclerc e quei piloti lì che tutt'oggi sono comunque grandi piloti, Aitken, per esempio, l'hai citato, oggi è pilota Lamborghini. Per fortuna diciamo sta bene dopo l'incidente di Spalo, diciamo subito, sta recuperando. Alessio Rovera in quegli anni lì, come stava vivendo un po', diciamo, quella che poteva essere una carriera alle prime, insomma, nei primi passi? Beh, lì c'era sempre la variabile budget che assillava ovviamente praticamente tutti i piloti italiani, perché alla fine più che altro sono i piloti italiani che hanno questi problemi. Quindi mi sono trovato a correre con Crans Motorsport, che è un team blasonatissimo, che ha vinto tantissimo. Però il fatto di non aver potuto effettuare tanti test ci ha un po' tagliato le gambe. Abbiamo comunque ottenuto dei buoni podi, abbiamo ottenuto dei buoni piazzamenti, non sono mai riuscito però a vincere una gara. Questa è un po' l'unica delusione di quella stagione. Però, come ho detto, c'erano team rivali fortissimi con piloti super validi. E direi che ci siamo difesi molto bene. Poi per ambire alla vittoria serviva qualcosina in più. Certo, e il passaggio in Carrera Cup, quindi comunque su una macchina GT, l'hai vissuto come un ripiego o una ripartenza? Realtà un po' entrambe le cose, perché ormai per il mondo Formula era per me finito, non avevo più ambizioni. E quindi per ambire al professionismo sono dovuto passare al mondo GT e direi che la scelta è stata quella corretta, nel senso che il campionato Carrera Cup è un campionato di altissimo livello che ti permette di imparare molto e quindi ho corso sia nel campionato italiano sia nel campionato francese, che ritengo siano i due campionati più importanti insieme a quello tedesco, ovviamente. E quindi questi anni sono riuscito a imparare moltissimo e tutto quello che ho imparato poi l'ho messo in pratica anche quest'anno. Quindi comunque in quegli anni lì la tua ambizione era quella che da grande avresti voluto fare il pilota, perché Sì. se non sbaglio tu ti sei diplomato in amministrazione, finanza e marketing, giusto? Esatto. Ok, quindi questo Però alla lo usi come cosa futura nel caso. Sì, l'ambizione è sempre stata quella di ambire al professionismo, cercare di diventare un pilota professionista. E quindi da quest'anno ci sono riuscito, quindi il primo obiettivo è stato raggiunto. E poi bisogna continuare a vincere e cercare di far bene. La difficoltà di passare da un monomarca dove di fatto tutte le macchine sono pressoché uguali, cambia ovviamente la capacità del team e del pilota del gestire la vettura, al passare a un GT italiano dove ci sono più marchi, più piloti, perché sei in equipaggio stavolta,
e dove tu ti ritrovi quello che hai in mano, che a volte non è il mezzo migliore. Com'è stata? Sì, come hai detto tu, c'è una bella differenza. Allora, innanzitutto perché non sei l'unico a guidare l'auto, quindi anche le scelte del setup sono sempre 50-50. Devo dire che sono stato molto fortunato perché ho corso con piloti che avevano più o meno il mio stile di guida e quindi anche sulla messa a punto siamo riusciti sempre a trovare una quadra. Per quanto riguarda invece le differenze tra le auto, ci sono circuiti in cui magari la Ferrari funziona meglio, circuiti in cui la Mercedes funziona meglio, quindi anche lì riesci a trovare diciamo la quadra ed essere veloce dappertutto. Però come ho detto prima, la scuola Carrera Cup mi è servita tantissimo. E, infatti molti piloti che hanno corso su quel tipo di auto poi quando sono passati su una GT3 sono riusciti ad adattarsi subito e l'auto sembra quasi più semplice da guidare. Anche io infatti appena sono saltato sulla Mercedes GT3 non ho avuto assolutamente problemi. Ecco, non mi sembra che tu abbia avuto problemi neanche a fare un salto da un campionato nazionale come GT italiano addirittura a un campionato del mondo, perché tu di fatto ti sei ritrovato a non fare per alcuni anni quelle tappe intermedie che possono essere, diciamo, facciamo una panoramica, un pilota GT solitamente fa monomarca, campionato nazionale, primo campionato internazionale che potrebbe essere un GT Open, un GT World Challenge e poi eventualmente passo al mondiale. Tu di fatto sei passato da italiano a mondiale. Sì, c'è stato subito questo passaggio che... Un bel salto, però devo dire che sono riuscito a rimanere tranquillo. Nella mia testa ho sempre cercato di pensare che è un campionato come tutti gli altri, no? Quindi ho sempre cercato di dare il massimo. E, anzi devo dire che quest'anno forse ho anche fatto un salto di qualità sotto tutti gli aspetti e avere anche in squadra un compagno che è un pilota Factory Ferrari mi ha permesso di migliorare più velocemente avendo lui come riferimento, quindi sì, lo step sembrava enorme però in realtà non l'ho risentito così tanto. Ok. E dal punto di vista della guida della macchina, per uno che magari non ne sa molto, come definiresti la differenza fra una Ferrari GT3 e una GTE, che è quella che guidi nel WEC e nella European Le Mans Series anche? Allora, la differenza è notevole innanzitutto perché la GTE ha molto più carico aerodinamico, quindi in tracciati come Spa oppure non so, Barcellona, la differenza è molto elevata. Poi sulla GTE non abbiamo l'ABS, quindi il controllo è tutto dato dalla gamba sinistra, dal piede sinistro, non ci sono aiuti elettronici. E poi un'altra differenza sostanziale è la gomma, perché con la GTE abbiamo la gomma Michelin confidenziale che gli dà un'aderenza pazzesca, mentre con la GT3 abbiamo le Pirelli. Ok. E la squadra che gestisce le macchine è simile a quella che avevi nel GT italiano o sono altre persone? Perché è sempre a F Corse. Sì, è sempre F Corse, però le persone, i meccanici sono diversi. Avevo solo un meccanico che è lo stesso di quest'anno, molto bravo, però sono tutti i meccanici, tutti i tecnici sono bravissimi, ingegneri, veramente tutti al top. Quindi non c'è niente da dire. E l'esordio nel WEC com'è stato? Perché tu pronti via, parti a Spa, tra l'altro una pista come abbiamo detto prima per nulla facile, anzi l'università dell'automobilismo, e riesci subito ad importi. Com'è stato sì. catapultarti nel paddock del mondiale? È stato bellissimo. Perché l'avevo vissuto con la Carrera Cup France nel 2018, c'erano qualche gara in concomitanza e quindi diciamo in quei giorni sognavo di arrivare a correre nel mondiale. E quest'anno ci sono arrivato, quindi
contentissimo. Tra l'altro, il weekend è andato benissimo perché abbiamo vinto la gara con anche un grande margine di vantaggio sui secondi. E tra l'altro, il weekend senza pioggia, quindi Incredibile proprio per Spa. incredibile. E quindi sì, grandissime emozioni. Okay. Poi Portimao, una gara forse che poteva essere anche peggio, va, mettiamola così, Sì, perché poteva andare molto, ma molto peggio. E poi a Monza invece, grande rimonta dall'ultima piazza. Portimão è stata una parentesi un po' sfortunata, c'è stato questa foratura che ci ha rovinato tutto il passaruota, comunque tutta la carrozzeria, abbiamo perso tantissimo tempo ai box, però noi eravamo consapevoli del potenziale, quindi a Monza, pur partendo ultimi, abbiamo vinto, qui a Le Mans abbiamo vinto, quindi sappiamo di essere forti, abbiamo tutto quello che serve per far bene, e quando ho questa convinzione, comunque tutto è più semplice. A Le Mans, tra l'altro, tu sei entrato in uno dei momenti un po' più ostici perché era buio e c'era pure la pista un po' umida, giusto? Sì, diciamo, nel momento del cambio pilota è iniziato a scendere qualche gocciolina e tra l'altro stavamo montando le gomme slick, quindi ormai la strategia era quella. Perfetto. Bisognava rimanere per forza su quelle tipologie di gomma. E sì, come hai detto tu, era già buio, quindi debutto bellissimo. Mi sono divertito un sacco perché comunque guidare la macchina con le slick sul bagnato ti permette di fare un po' la differenza, ti permette di dare qualcosa in più. E penso di essermi comportato bene, quello stint è durato 4 ore, quindi la prima volta per me, uno stint così lungo, e penso che sia andato molto bene. Sì, confermo, cioè è andato bene, almeno a vederla da fuori. Tra l'altro abbiamo anche vissuto un bel brivido perché tu pronti via ti sei subito trovato a doppiare una macchina che non ti ha dato strada e ti sei girato. Sì, esatto, infatti in quel momento ero super gasato perché volevo recuperare più secondi possibili sull'Aston e ero convinto che Duncan Cameron mi avesse visto, mi stesse facendo passare. In realtà probabilmente è arrivato un pelo lungo a Indianapolis e mi ha stretto la traiettoria. Sono riuscito a evitare per poco il contatto, però mi sono girato. Io ho perso un po' di tempo, però l'importante è che siamo riusciti a ripartire e andare a vincere la gara. Ci sono stati altri momenti dove, diciamo, hai sudato freddo, perché in TV magari non fanno vedere tutto. E sì, in quelle 4 ore iniziali è successo veramente di tutto, perché poi quando si è asciugata la pista, si è asciugata semplicemente la linea dove passano tutte le auto, quindi cercare di sorpassare era sempre un'impresa. Qualche volta mi sono trovato a ruote bloccate a fare qualche lungo nelle chicane, però diciamo apparentemente tutto sotto controllo. Cioè, È stato quindi. qual è la difficoltà di un pilota dell'ultima categoria di fatto, perché la GTAM è la quarta, e che al buio, alle mani, si ritrova magari a dover dare strada ai prototipi, all'MP2, ai percar e quant'altro, e dover tirare perché voi avevate l'Aston Martin 33 che vi sta pressando da vicinissimo. Esatto, è molto difficile, soprattutto perché hai i prototipi che ti passano a velocità assurde. E nello stesso tempo devi cercare di perdere meno secondi possibili nel farti doppiare. E quindi devi trovare anche tu una strategia per farti sorpassare e non perdere tempo. Tra l'altro, quest'anno i prototipi sono leggermente più lenti, anche di qualche secondo. Quindi per assurdo è più difficile farsi sorpassare. Ad esempio nell'LMS abbiamo gli LMP2 che sono veloci come l'anno scorso ed è un po' più semplice, diciamo, gestirli. Invece quest'anno col fatto che hanno prestazioni più simili alle nostre risulta un pelo più complicato. Sì, tra l'altro ricordiamo nel WEC le LMP2 sono state depotenziate, Esatto. zavorrate. Per non, diciamo, andare a pestare i piedi alle hypercar, che sono più Esattamente. lente delle LMP1. Esatto. E a questo punto ti chiedo,
Ma le gare endurance oggi sono realmente diventate delle gare sprint di 6, 8, 24 ore? Perché voi avete vinto con un margine risicato. Sì, si spinge al massimo dal primo all'ultimo minuto. Noi abbiamo gestito l'ultima ora, ma perché abbiamo visto che comunque avevamo un buon margine di un minuto e qualcosa, ma se no spinge veramente al 100% dall'inizio alla fine. Le auto sono veramente super dal primo all'ultimo giro, e problemi di affidabilità ormai sono abbastanza rari. Tra l'altro poi F Corse lavora, tutti i meccanici tecnici lavorano benissimo sulle auto, quindi non abbiamo mai avuto problemi di questo tipo. Per quanto riguarda la gestione di una gara, dal punto di vista proprio tuo di pilota, fisicamente com'è? Perché tu sei salito in macchina nello stint notturno, però uno magari dice, cavolo, è già tardi, dopo un po' mi viene sonno. Come gestite proprio la gara, le ore di riposo, i pasti e quant'altro? Allora, devi cercare di gestire benissimo il tempo. Io personalmente, dopo a fine stint, la prima cosa che faccio è vado a mangiare e poi cerco di riidratarmi il più possibile, doccia e a dormire. Che ora era quando sei sceso dalla macchina? E sono salito alle 9 e sono sceso che era praticamente l'una. Tra l'altro non sapevo neanche di aver fatto 4 ore in macchina, non me ne sono neanche reso conto. Poi ti ho chiesto quale fosse l'ora, mi hanno detto l'una. Era previsto o no? Perché a volte le strategie vengono cambiate in corso d'opera. No, teoricamente era un triplo stint, quindi dovevano essere 3 ore. Poi per varie furcursiello, slow zone, eccetera, abbiamo tirato un'altra ora. E quindi appunto tu cerchi di gestirti al meglio il tempo, anche perché in realtà non riesci mai a dormire, hai sempre la testa alla gara, ma l'importante è riuscire a mettersi un po' a letto con gli occhi chiusi, giusto per riposare quello che basta. Ok, quindi l'adrenalina in questo caso aiuta quando sali in macchina e disturba quando scendi. Esatto. Va bene, e allora a questo punto viene anche naturale sapere, una curiosità, quando sei rientrato a casa come ti hanno accolto? Ma tutti felicissimi, ovviamente, anche perché in televisione è sempre stata una gara come tutti gli altri anni, anche prima del Covid. Come ho detto prima, il fatto che non ci fosse il pubblico al 100% ha un po' placato quella che era la super emozione, no? Speriamo che l'anno prossimo... qualcosa. Sì, è mancato qualcosina. Ovviamente super emozionante, però qualcosina è mancato. Okay. E invece credo che in televisione sia stato come tutti gli anni, quindi erano tutti contenti, tutti emozionati, è stato bello. Quindi non ti hanno fatto comunque trovare, non so, una torta con scritto benvenuto campione, qualcosa? No, quello speriamo a fine anno, dopo il Bahrain. Beh, no, esatto, perché poi infatti volevo arrivare anche a questo, cioè, sì. Vinto Le Mans non vuol dire che è finita qua, anzi ci sono altre Esatto. due gare. A questo punto come ti approcci a queste due gare? Perché sono comunque quelle decisive. Ci sono due gare in Bahrain, tra l'altro durissime, perché avremo molto, molto peso aggiuntivo per il BOP, e 45 kg, che sono veramente tanti, e quindi bisognerà cercare di gestire. La vittoria per la prima gara del Bahrain sarà quasi impossibile. Bisognerà cercare di fare un podio, comunque portare a casa punti, perché ora abbiamo 36 punti e mezzo di vantaggio sulla Aston Martin, quindi bisognerà cercare di portare a casa punti in ottica campionato. Com'è il tuo rapporto con gli altri piloti Ferrari, quelli ufficiali, quindi quelli della categoria Pro, volevo dire, quindi Calado, Pierguidi, che hanno vinto tra l'altro, ti aiutano? Fai delle sessioni di allenamento con loro? Com'è il lavoro in Ferrari di un pilota GT? Allora, il rapporto è buonissimo, nel senso, usciamo la sera, comunque ci vediamo lì nel paddock,
un buon rapporto. Non si riesce comunque a parlare dei dati, avere, a confrontare le telemetrie, perché sono due categorie diverse, però si cerca sempre di guardare i dati magari della vettura 47 oppure quelli del mio compagno di squadra, si cerca di rimanere in quel mondo lì. Come ti ho detto prima, ho in squadra, ho in equipaggio un pilota ufficiale che è Niklas, certo. E con lui ho un buonissimo rapporto, mi trovo benissimo. Il fatto che sia lui che io siamo molto veloci ci permette di alzare sempre l'asticella, e questo ci permette di ottenere grandi risultati. Alzare l'asticella, questa è una frase che diciamo mi dà l'assist per questa domanda. Noi post Le Mans abbiamo fatto un report e abbiamo detto che la Ferrari ha vinto con i piloti del futuro. E abbiamo messo chiaramente te, abbiamo messo Niklas Nielsen e anche Comme Degar. In ottica 2023, dove la Ferrari entrerà con un hypercar, questa asticella è un tuo punto di riferimento? La vedi come possibilità? Quanto percorso ancora devi fare? Sicuramente un sogno, per ora rimane un sogno, poi vedremo. Io conto sempre di dare il massimo in ogni gara e poi quello che verrà vedremo. Sicuramente 2023 sarà un anno, rivoluzionario. Il campionato WEC prenderà una grandissima importanza a livello mondiale, perché rientreranno tantissimi marchi, tantissime factory importantissime, e sarà un campionato super. Al di là della vittoria Le Mans e di quello che stai facendo quest'anno, non sappiamo ancora come andrà a finire, non lo diciamo. Tu ti sentiresti pronto a passare nella GT E Pro l'anno prossimo? Penso di sì. Però anche lì la decisione non spetta a me. L'auto più o meno è quella, cambia un pochettino il BOP, cambiano i piloti con cui ci si confronta, perché sono tutti piloti factory, mentre nella GTM ci sono anche piloti non factory, però penso di sì. La difficoltà di correre in AM con appunto dei piloti che sono non ufficiali, appunto degli AM, com'è? Perché mi hanno detto, non so se è vero, che i team hanno una lista di piloti che potrebbero essere pericolosi in fase di doppiaggio. Sì, quello è vero, nel senso, okay. Bisogna sempre cercare di essere un po' attenti. Infatti anche con l'ingegnere bisogna rimanere sempre a stretto contatto anche via radio. Infatti probabilmente quell'errore che ho compiuto con Duncan Cameron è stato dato anche da quello, nel senso, dovevo sapere che c'era lui in macchina. Io non ho chiesto all'ingegnere e mi sono fidato un po' troppo. Ovviamente ci sta, non è un loro errore, semplicemente noi che siamo pro dobbiamo essere un po' più attenti. Certo. Allora, per concludere ti chiedo, vincere Le Mans, tu come lo descriveresti con una parola che non deve essere sogno, perché sarebbe troppo scontato? Emozione. Da ripetere, chiaramente. Sì, esatto. Da ripetere magari in un'altra categoria, vedremo. Ok. Allora è stato già bellissimo così. Va bene. C'è qualche paura da qui fino a fine anno? Qualcosa che dici, oddio, chissà come va a finire? No, in realtà siamo convinti delle nostre potenzialità e, come ho detto prima, cerchiamo di portare a casa punti e poi vedremo. Va bene. Allora, amici di motorsport.com, noi non possiamo fare altro chiaramente che ringraziare Alessio per essere stato con noi. Gli rinnoviamo chiaramente le congratulazioni per questa grandissima vittoria a Le Mans e soprattutto per l'ottima stagione che sta facendo. Grazie Alessio e speriamo di rivederci presto qua a commentare con noi.
Volentieri, grazie, grazie a voi. Ricordatevi che se avete delle domande le potete scrivere qui sotto, noi chiaramente la prossima volta che sentiremo Alessio gliele faremo presenti. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella per avere tutte le notifiche e ci risentiamo e ci rivediamo al prossimo video di motorsport.com. Ciao a tutti! Cosa potrebbe fare un appassionato di motorsport con 2 euro oggi? Con Motorsport Prime puoi avere nel palmo di una mano il meglio dell'informazione motoristica sportiva a 1,99€ al mese. Vivi al massimo la tua passione e accedi a tutti i contenuti esclusivi che ti abbiamo riservato. Iscriviti subito. Motorsport Prime. E sei in pole position. Rinnovalo ogni mese o scegli il piano che fa per te. Puoi annullare quando vuoi.